Un messaggio di pace da Sant'Anna di Stazzema a Tokyo attraverso le Olimpiadi e il veicolo è la mostra dei colori per la pace, una raccolta continua di disegni realizzati dai bambini di tutto il mondo che anche nel 77° anniversario dell'eccidio è stata allestita nel borgo versiliese, quest'anno con un filo diretto con l'ambasciata italiana in Giappone, dove altri disegni sono in mostra ormai da settimane in concomitanza con i giochi olimpici. La mostra è stata accolta con entusiasmo dall'ambasciatore italiano che l'ha prorogata fino al termine delle Paralimpiadi. È stata organizzata con questi messaggi così belli di pace dei bambini dedicati a diversi paesi del mondo in occasione delle Olimpiadi, in occasione di questa grande festa sportiva che comunque anche è una festa che deve comunicare un messaggio di pace, quindi più che mai c'è una grande coerenza in questa iniziativa. I giochi olimpici dell'era antica chiedevano la tregua olimpica e le città greche facevano la pace tra di loro, almeno nel periodo delle gare. E così, su questo filo conduttore, anche Sant'Anna di Stazzema ha voluto lanciare un messaggio attraverso una mostra presso l'ambasciata d'Italia a Tokyo, per cui ringraziamo l'ambasciatore Giorgio Starace e la Fondazione Italia-Giappone che ci hanno dato il supporto nell'organizzazione di questo evento, purtroppo non in presenza, perché anche in Giappone ovviamente ci sono i problemi legati alla pandemia Covid, ma abbiamo cercato di fare comunque del nostro meglio con una mostra simbolica all'interno del presidio italiano in Giappone.